Ti piace a questa altezza? Sì, finalmente sei alla mia altezza, perché ti sei tolta il tacco. Hai visto? Brava. Allora, ritorniamo indietro nel tempo. La prossima canzone è tratta dall'LP Una donna per amico, il più venduto di Mogol e Battisti in assoluto. Da quel disco sono stati ripresi poi diversi brani che hanno avuto molto successo. L'ultimo che mi viene in mente, Giorgia con Nessun dolore. Però c'è anche un altro brano fantastico, sempre del 1978, che si intitola Perché no, e stasera la canta la grande Arisa. Braccio a te e parlar di surgelati rincarati, far la coda mentre sento che ti appoggi a me, prepararsi alla partenza con gli sci e scarponi, essersi svegliati presto prima delle sei e fermarsi in trattoria per un panino e restar due giorni a letto e non andar più via. Perché no? Perché no? Perché no? Terra, semi, qualche grande vaso, coltivare un orto sul balcone insieme a te. Chi rubò la mia insalata, chi l'ha mangiata, e rincorrerti sapendo quel che vuoi da me. Chiedere gli opuscoli turistici della mia città, con te passare il giorno a visitar musei, monumenti e chiese, parlando inglese, e tornare a casa a piedi dandoti del lei. Dove vai? Allora, aspetta che ti scanso. Allora, grazie Arisa, comunque sei una splendida realtà della musica italiana. Grazie, davvero, molto gentile. È proprio brava. Grazie. Hai scelto di interpretare due brani molto particolari nel repertorio di Mogol e Battisti. Come li hai scelti questi brani? Ma
In realtà è stato un po' il momento, nel senso che, se avete ben inteso, tutti e due i testi parlano di una riconciliazione. Uno dice ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Poi ci sono questi due che, insomma, dicono sempre che è finita, però poi si ritrovano e scoppiano a ridere. E quindi è la storia un po' dell'amore che ritorna. E questa è la quotidianità. La quotidianità. La quotidianità. Cioè, la bellezza di vivere un rapporto giorno per giorno. Ti stai riconciliando con qualcuno? No. Io la adoro, perché, cioè, veramente sei un artista a tutto tondo. Fra un po' potremo scoprire un sacco, ti immagino fare un sacco di altre cose. Tu sei uscita dal CET, dalla scuola appunto di Mogol, no? Sì. Ti piacerebbe che Giulio scrivesse una canzone inedita tutta per te? Mamma mia. Guardate, in realtà è il mio sogno più grande. Poi, tra l'altro, io sono stata scoperta da Giuseppe Barbera, che è uno degli insegnanti che ti accompagna. Grande pianista Barbera. È uno degli insegnanti del CET e lui mi è venuto a prelevare in Basilicata, mi ha fatto per la prima volta le audizioni e tra tanti ragazzi mi ha scelta e da lì è iniziato tutto. Allora, senti, visto che Giulio ci stai guardando, Giulio, credo che una canzone, un inedito a Risa se lo meriti veramente. Maestro, maestro, certo maestro. Sono un annuncio proprio di tre righe, convinci Mogol a scrivere una canzone per te. Cercasi, pezzo inedito, veramente meraviglioso, dal maestro Giulio Mogol. A Risa! Fantastica! Ciao! Eclettica poi. Sì.